Abbiamo lasciato l'ospedale militare del Celio e questa che vedete alle mie spalle è l'isola Tiberina. Qui c'è un ospedale importante per la nostra ricostruzione, perché è qui che venne portato Kappler subito dopo la sua fuga dal Celio. È qui che ricevette le prime cure, fu visitato, ma soprattutto aspettò 5 giorni prima che venisse messo su un'automobile dove aveva un autista particolare. Era un signore di 120 kg, si chiamava Adalberto Titta e non era un signore qualsiasi, era il capo operativo di questa struttura clandestina dell'Anello a cui è stato affidato il lavoro sporco della riconsegna di Kappler alla Germania. Durante il percorso che riporta Kappler a quel pezzo di opinione pubblica che lo reclamava perché riconosceva in lui un simbolo di una storia nella quale purtroppo ancora nel 1977 molti si riconoscevano, un pezzo di opinione pubblica nei confronti della quale i governi tedeschi erano compiacenti, perché in fin dei conti era per loro che avevano voluto a tutti i costi che Kappler tornasse. Ecco, durante questo percorso alla guida dell'automobile c'è Adalberto Titta e una tappa viene fatta in Lombardia a Desenzano, dove un altro medico è a disposizione, sta aspettando questo importante arrivo perché deve visitarlo. Kappler, lo ricordiamo, è malato. Questo medico si chiama Giovanni Pedroni ed è stato anche grazie a lui che possiamo adesso ricostruire questa vicenda. Io stessa l'ho intervistato e lui è stato molto disponibile a raccontare. Lui ha affermato che visitò Kappler raccontando effettivamente come erano andate le cose, smontando la verità ufficiale, dicendo che Kappler non era stato fatto fuggire grazie ai favori della moglie, che l'operazione era stata organizzata, era stata ben organizzata, che il governo si era trovato nella condizione di dover subire questa richiesta pressante da parte della Germania e che quindi l'operazione era stata ben organizzata naturalmente con la collaborazione fondamentale dei servizi segreti. Le istituzioni non erano affatto estranee alla fuga di Kappler. Sua moglie fece un'intervista nella quale lei ammise dopo qualche tempo che il governo era stato consenziente, aveva accettato di garantire la collaborazione delle istituzioni e degli organismi che in quel momento avrebbero dovuto invece garantire la sorveglianza del detenuto nazista Kappler. Kappler non fuggì dunque grazie ai favori di sua moglie. La sua fu una vera e propria fuga di Stato. E questo è importante ricordarlo, è importante ricostruirlo. L'Italia nel 77 era sotto l'occhio della comunità internazionale, c'era stato un vertice a Porto Rico nel 76 dove le potenze occidentali avevano detto chiaramente che non si fidavano molto di quello che stava accadendo, c'era aria di compromesso storico. La Germania era stata assai dura, non avrebbero acconsentito ai prestiti degli organismi finanziari internazionali e in questo contesto il governo tedesco ne approfittò per questo piccolo ricatto, cioè disse agli italiani: restituiteci Kappler perché una parte della nostra opinione pubblica lo rivuole indietro. E fu così che il governo Andreotti, Lattanzio era ministro della difesa, organizzò e garantì la fuga di Stato del nazista Kappler. Gli organismi dell'intelligence erano stati mobilitati
Se è vero che l'anello di Adalberto Titta realizzò questa operazione, è pur vero che il capo allora del servizio segreto, Casardi, avvisò di quanto stava per accadere il referente del nostro servizio segreto in Germania, che allora era Ambrogio Viviani. Quindi il servizio segreto sapeva tutto. Non è vero che la moglie di Kappler, Annalise, riuscì a farla franca e a prendere in giro chi doveva sorvegliare Kappler. Non è vero assolutamente. Dimentichiamo quella verità ufficiale e pensiamo a ricostruire la verità dei fatti. Quella di Kappler fu una fuga di Stato. E l'Italia non fu in grado di contrastare una richiesta di questo tipo, che la sua opinione pubblica naturalmente non digerì. Il governo italiano preferì organizzare questa meschina messa in scena pur di dare indietro Kappler alla Germania e avere l'ok per il prestito di soldi del quale l'Italia aveva assolutamente bisogno. È un pezzo della nostra memoria storica che è stato cancellato perché il caso è stato archiviato, inspiegabilmente archiviato. Purtroppo quando vengono organizzate le operazioni coperte si pensa anche al dopo, cioè a come evitare nei particolari che tutti coloro che vogliono vederci chiaro possano invece essere ostacolati nella loro opera di ricostruzione. Oggi, grazie ad una serie di testimonianze, grazie all'impegno e alcuni piccoli passaggi che siamo riusciti a raccogliere nel tempo, possiamo invece avere un'idea diversa di quello che accadde e sapere che l'Italia non fu presa in giro da un'ex crocerossina, ma fu invece presa in giro dal suo stesso governo.